بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo La vita del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, un modello pratico del vero Islam. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dei mondi, che dice nel nobile Corano: avete nel messaggero di Allah un bel esempio per voi, per chi spera in Allah e nell'ultimo giorno, e ricorda Allah frequentemente e rende testimonianza che non esiste divinità oltre Allah, l'uno senza alcun associato, e che il nostro maestro profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e benedizione a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando in merito. Allah, l'Onnipotente, ha inviato il suo messaggero Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, come guida e predicatore, con un messaggio universale e pratico in tutti i tempi e i luoghi. Perciò il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, era un esempio pratico e giusto della religione dell'Islam. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, applicava tutti i precetti e metodi del Corano in tutti i suoi rapporti, comportamenti e atteggiamenti con la gente, senza discriminazione tra razza, colore o credo. Quando Aisha, la madre dei credenti, che Allah si compiaccia di lei, fu chiesta sull'etica del profeta, pace e benedizione di Allah su lui, rispose: il Corano era la sua etica. Contemplando la vita del profeta, pace e benedizione di Allah su lui, scopriamo che era un modello e guida in tutte le proprie azioni, nelle parole e in tutti i suoi comportamenti. Era sincero e fedele in tutta la sua vita, tanto che la propria tribù gli ha conferito il titolo El Sincero Fedele. Di questo disse il poeta Chauqi, poeta egiziano Chauqi: El fedele non dice mai delle bugie. Da giovane l'avete già chiamato El Fedele. Quando Ercole, il re bizantino, convocò Abu Sufyan ibn Harb prima del suo Islam per chiedergli del messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, vi fu un lungo dialogo tra loro, secondo il quale Ercole disse ad Abu Sufyan. Abu Sufyan aggiunse: per Allah, se non avessi avuto paura che i miei compagni mi etichettassero bugiardo, non avrei detto la verità su Muhammad. La prima domanda che mi fece su lui fu: qual è lo stato della sua famiglia tra di voi? Risposi: appartiene a una buona, nobile famiglia tra noi. Ercole chiese inoltre: qualcuno di voi ha mai rivendicato la stessa cosa, cioè essere un profeta, prima di lui? Ho risposto: no. Disse: qualcuno tra i suoi antenati era un re? Ho risposto: no. Ercole chiese: i nobili o poveri lo seguono? Risposi: sono i poveri che lo seguono. Disse: i suoi seguaci stanno diminuendo o di giorno in giorno? Risposi: stanno aumentando. A voi ha chiesto: qualcuno tra coloro che abbracciano la sua religione diventa scontento e rinuncia alla religione in seguito? Ho risposto: no. Ercole disse: l'hai mai accusato di aver detto bugie prima della sua pretesa di essere un profeta? Ho risposto: no. Ercole disse: non infrange le sue promesse? Ho risposto: no. Siamo in tregua con lui, ma non sappiamo cosa ci farà. Non riuscivo a trovare l'opportunità di dire qualcosa contro di lui, tranne quello. La fedeltà era si incarnata, oppure si era incarnata nella personalità del profeta Muhammad, particolarmente nella notte dell'Egira, cioè la notte dell'emigrazione da Mecca a Medina, quando il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, chiese ad Ali ibn Abi Talib di dormire al suo letto, al posto suo, e di restituire i depositi ai loro titolari, malgrado lo stato di inimicizia nei confronti del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, e nei confronti dei suoi compagni. Da questo possiamo capire che il credente non può essere traditore, se anche nei confronti dei nemici.
De questo dice il nobile Corano, e se veramente temi il tradimento da parte di un popolo, denuncia all'alleanza in tutta lealtà, che veramente Allah non ama i traditori. Anche il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: devi restituire i depositi ai loro titolari e non tradisci quello che ti hai già tradito. E il profeta era sempre fedele a tutta la gente, non dimenticava mai i favori fatti dalle altre a lui, e la sua ricompensa era immensa. E di questo disse il nonno: non c'è nessun favore dovuto a noi da il profeta, pace e benedizione di Allah, tranne che lo abbiamo ripagato ad eccezione di un favore dovuto a lui, che è Abu Bakr. In verità, su di noi Allah farà ripagarlo nel giorno del giudizio. Nessuna ricchezza di nessuno ha beneficiato come la ricchezza di Abu Bakr mi ha beneficiato. E se dovessi prendere un amico, allora prenderei Abu Bakr come amico favorito. E in effetti il tuo compagno è amico favorito. Tra gli aspetti della sincerità e della fedeltà del profeta, pace e benedizione di Allah, ricordiamo il suo affetto verso Khadija, la madre dei credenti, che Allah si compiace di lei. E il profeta l'amava e la stimava nella sua vita dopo la sua morte. E il fatto che il profeta affermò dicendo che Khadija lo credeva quando la gente l'aveva lasciato, e che gli aveva dato il denaro quando la gente rifiutava. Di questo disse anche Aisha, moglie del profeta e madre dei credenti: non mi sentivo gelosa di nessuna delle mogli del profeta tanto quanto facevo di Khadija, sebbene non la vedessi. Ma il profeta la menzionava molto spesso. Quando macellava una pecora, avrebbe tagliato le sue parti e le avrebbe inviate alle donne amiche di Khadija. E il profeta applicava il versetto coranico: comportatevi verso di loro con un modo conveniente. Se provate avversione nei loro confronti, può darsi che abbiate avversione per qualcosa in cui Allah ha riposto un grande bene. Tra cui anche ricordiamo il suo atteggiamento con i non musulmani nel giorno della battaglia di Badr, quando il messaggero di Allah disse: riguardo ai prigionieri di guerra presi a Badr, se al-Mu'tasim ibn Abu Udayya fosse vivo e mi parlasse di quei sudici, dato che erano politiesti, l'avrei liberati per lui. Perché Mu'tasim ibn Abu Ibn Jamila aveva fatto un favore al profeta quando l'aiutò durante il ritorno del profeta dal viaggio del Taif. È stato riferito sull'autorità di Hudhayfa ben al-Yaman, che ha detto: nulla mi ha impedito di essere presente nella battaglia di Badr tranne questo incidente. Sono uscito con mio padre per partecipare alla battaglia, ma siamo stati catturati dai miscredenti di Quraysh. Dissero: intendi andare a Muhammad? Abbiamo detto: non intendiamo andare da lui, ma desideriamo andare indietro a Medina. Quindi hanno preso da noi un'alleanza in nome di Allah che torneremmo a Medina e non combatteremo dalla parte di Muhammad. Quindi siamo venuti al messaggero di Allah e le abbiamo riferito l'incidente. Disse: entrambi procedete verso Medina, adempieremo l'alleanza stipulata con loro e cercheremo l'aiuto di Allah contro di loro. E il profeta, pace e benedizione di Allah di lui, visse con le sue mogli una buona vita in cui si manifestavano tutte le immagini di affetto, compassione, umiltà e morbidezza. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, non alzava voce in presenza delle sue mogli e non le comportava mai con superbia, seguitando i precetti del nobile Corano: o voi che credete, non vi è lecito ereditare delle mogli contro la loro volontà. Non trattatele con durezza dell'intento di riprendervi parte di quello che avevate donato, a meno che abbiano commesso una palese infamità
Comportatevi verso di loro con un modo conveniente, se provate avversione nei loro confronti, può darsi che abbiate avversione per qualcosa in cui Allah ha riposto in gran bene. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, era un marito compassionevole, gentile con le sue donne in una meravigliosa cena umana per un marito affettuoso con sua moglie. Si narra che una volta Safia, la moglie del profeta, venne da lui piangendo e il profeta le asciugò le lacrime ascoltando la sua storia mentre raccontava di aver paura perché il profeta gli diede un cammello lento e per questo arrivò più tardi. Il profeta, pace e benedizione di Allah su lui, la consolava e le asciugava le lacrime. Poiché pace e benedizione di Allah su di lui era un modello e buon esempio nei suoi rapporti con i suoi figli e nipoti, ciò che è più grande padre e non misericordioso portava per i suoi figli e nipoti tutti i significati d'amore, gentilezza e misericordia, come disse la madre dei credenti Aisha, che Allah si compiace di lei: non ho mai visto nessuno come lui nella misericordia e nella clemenza con i figli e con i nipoti. Abu Huraira, che Allah sia soddisfatto di lui, narrò che una volta il profeta baciò al-Hasan bin Ali e uno dei compagni disse: ho 10 figli, non ho mai baciato nessuno di loro. Quindi il profeta disse: chi non ha pietà verso gli altri, nessuno avrà pietà verso di lui. Si narra che il profeta una volta si inginocchiò per lungo tempo, i compagni gli chiesero il perché. Lui, baci e benedizione dall'Allah su di lui, rispose: perché c'era uno dei miei figli che cavalcava la mia schiena e l'ho lasciato per non disturbarlo finché è sceso dalla mia schiena. Tuttavia, sottolineiamo che questo non era specifico per i suoi figli e nipoti, ma era un metodo applicato con tutti, senza distinzione. Narrato da Usama bin Zaid, che Allah si compiace di lui, e di suo padre, disse: il profeta diceva: oh Allah, io voglio bene a Hassan e Osama, oh Allah, abbi pietà di loro. Anas ben Malik, che Allah sia soddisfatto di lui, disse: ho servito il messaggero di Allah per 10 anni e non mi hai detto perché hai fatto questo e non l'hai fatto. Anche il profeta era un bel esempio nel buon trattamento dei suoi compagni, partecipava nelle loro cerimonie, nella loro gioia, nella loro tristezza e dava cura a tutti. Di questo narra Simak ibn Harba, che Allah sia contento di lui: ho detto a Jabir ibn Samura: hai avuto il privilegio di stare seduto in compagnia del messaggero di Allah? Disse: sì, molto frequentemente, e aggiunse: non si alzò se non andò dal luogo in cui offrì la preghiera dell'alba fino al sorgere del sole. Dopo il sorgere del sole si alzò e loro e i suoi compagni entrarono in conversazione tra loro e parlarono delle cose che avevano fatto durante i giorni dell'ignoranza e risero sui loro atti irragionevoli e ridicoli. E il messaggero di Allah sorrise sotto. Dico questo e chiedo perdono di Allah per me e per voi. Ritorniamo. Lode ad Allah, Signore dell'Universo, che la pace e le benedizioni di Allah siano conferite all'onesto profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a tutti giusti seguaci fino all'ultimo giorno. Dunque, e miei fratelli nell'Islam. Poiché il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, era un modello pratico del vero Islam nella sua umanità e nell'etica, era anche un modello nella moderazione, il contemplatore nelle disposizioni nella legge islamica alle quali invitò il messaggero di Allah ad adottare, vede che il metodo di moderazione è chiaro in tutti i suoi comportamenti, come disse la madre dei credenti Aisha, che Allah sia contento di lei, e il messaggero di Allah, che Allah lo benedica e gli concida la pace, non gli è mai stata data una scelta tra due cose, ma che ha scelto il più facile delle due, purché non fosse un'azione sbagliata. Se lo fosse un'azione sbagliata, quindi
fu l'ultima persona a farla. Il messaggero di Allah, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, non si vendichi mai per proprio conto, ma quando il rispetto di Allah onnipotente viene violato, si rivendicherà a nome di Allah onnipotente. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: la religione è molto facile e chiunque si sovraccarichi nella sua religione non sarà in grado di continuare in quel modo. Quindi non dovresti essere estremisti, ma cercate di essere vicini alla perfezione e ricevere le buone notizie che voi sarete ricompensati e guadagnerà forse adorando la mattina e il pomeriggio e durante le ultime ore delle notti. Al fine di mantenere quella moderazione ed equilibrio, avvertì il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, tutti gli aspetti di iperbole, e in particolare l'iperbole nella religiosità, e negò ai compagni, che Allah si compiace di loro, l'esagerazione nell'adorazione, dicendo: o gente, attenzione a non fare il massimo in questioni religiose, perché quelli che sono venuti prima di voi sono stati distrutti a causa del loro estremismo nelle questioni religiose. Ciò di cui abbiamo bisogno per seguire il modello del profeta sulla retta via e illuminare il percorso dell'umanità con il messaggio divino rivelato ad Allah, per essere una guida a tutti i creati, diffondere il messaggio dell'Islam giusto con compassione, pietà, grazia, tolleranza, misericordia per il beneficio dell'intera umanità. O Allah, donaci il tuo amore e l'amore del tuo messaggero, pace e benedizione di Allah su di lui, e aiutaci a fare tutto quello che ci avvicina al tuo amore e rende l'Egitto e tutto il mondo sicuro, stabile e pieno di pace. Grazie dell'ascolto.